Fano TV, ben trovati. Questa è l'ultima puntata di queste 8 vissute insieme a voi all'interno delle cucine del circolo ricreativo Le Fontanelle. Ospite di questa puntata sono le signore del club Non Solo Donna. Benvenute a Donatella e Lorena. Buonasera. Ciao. Allora, che cosa prepariamo? Quale ricetta tipica del carnevale? Pesche dolci. Pesche dolci. Allora, pronti con gli ingredienti. Occorrono 400 g di farina, 150 di zucchero, le dosi, e 2 uova, 80 g di burro, 4 cucchiai di latte, Archemos e cioccolata. Perfetto! Questi sono gli ingredienti, noi ci mettiamo subito all'opera. Andiamo con la preparazione di queste pesche dolci. Utilizziamo direttamente la spianatoia sulla quale versiamo direttamente la farina, giusto? Alla quale poi dobbiamo unire lo zucchero. Ok, e poi prendiamo la nostra dose di lievito per dolci, quindi tutti gli ingredienti in polvere prima, giusto? Perfetto. E la nostra vanillina per aromatizzarle un po'. Allora, le signore del club Non Solo Donna, Lorena, ci parli un po' del tuo club? Del vostro club, insomma, da quanto tempo ne fate parte? Noi 22 anni. Bene, bene. Quasi questo... 23. E in questo... Sono molti anni in questo club. Esistiamo come club, come associazione, no, come club. Allora, aggiungiamo intanto nel frattempo il burro sciolto a temperatura ambiente, insomma, e da ultimo le uova. Beh, quindi organizzate, insomma, diversi appuntamenti, diversi eventi. Abbiamo fatto molti corsi di cucina. Ah, ecco. Sì, corsi di dolci e anche la sfoglina abbiamo insegnato a fare a chi voleva imparare, anche a fare la sfoglia, a fare i ravioli, le tagliatelle, i gnocchi, abbiamo fatto un po' di tutto. Quindi tu, Lorena, eri una delle partecipanti o una delle organizzatrici? No, io ero quello che ho organizzato. Ah, che bello, che bello. Quindi, insomma, potrai darci altri consigli utili, insomma. Beh, oltre a quelli relativi ai dolci. Io adesso proprio come cuoca, no, ma ho visto parecchie volte fare queste cose, tanto c'ero sempre. Certo. Allora, intanto Donatella ha unito le uova e sta con la forchetta schiacciando, come vedete, il burro che è già sciolto a temperatura ambiente. Ecco qua. E poi c'è un appuntamento che ogni anno magari celebrate, che vi sta più a cuore, una ricorrenza particolare, un festeggiamento? Beh, sì, adesso diverse cose facciamo ogni anno. Ad esempio, organizziamo sempre delle cose anche per poi il ricavato darlo in beneficenza, oppure anche per stare insieme ai soci. Ogni tanto facciamo qualcosa di nuovo. Bene. Facciamo anche il doposcuola ai bambini. Ah, che bello! E comunque diciamo la verità che la cucina è sempre un momento di aggregazione, perché sì, dove c'è del buon cibo, sì, poi si radunano, sì, tante, sì, persone che hanno voglia di stare è molto insieme. Bello. Assolutamente. Il corso, sì, di cucina è molto bello. Poi facciamo anche altri corsi. Abbiamo fatto il corso di cucito, abbiamo fatto il corso di computer per 3 anni, bene, 3, anche 4. Bene, bene. Allora, una volta che abbiamo unito tutti gli ingredienti, Donatella, proseguiamo a lavorare l'impasto a mano. Come deve essere questo impasto? Morbido. Morbido. Vedete come fa Antonella, fatelo anche voi a casa. Io intanto vi do un riepilogo della ricetta. Occorrono per queste pesche dolci 400 g di farina, 150 g di zucchero, 80 g di burro, 2 uova, 4 cucchiai di latte, una busta di vanillina, una bustina di lievito per dolci, crema spalmabile alle nocciole oppure marmellata e naturalmente al kermes. Noi oggi le faremo con la crema al cioccolato, però insomma, Lorena, ci sono tante varianti anche, sì, no? Possiamo, sì, farcirle, sì, come più ci piace. Sì, 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 in mezzo ci può andare il cioccolato oppure la crema insieme al cioccolato o la solo crema, la crema, sì. E marmellata anche. A piacere, queste dopo si farciscono a piacere. Quindi la marmellata, ce n'è una che si sposa meglio, possiamo scegliere a seconda del Ma nostro gradimento. A piacere, sì, sì, a piacere. A piacere. Molto bene, molto bene. E poi anche il fuori, ad esempio la pesca deve essere rosa. Certo. Ma adesso se ad esempio l'alchermes a molti non piace, quindi si può fare anche un succo d'arancio. Okay. Qualsiasi altra cosa. Sì, 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 sì. Molto bene.
Allora continuiamo questo impasto, ma prima insomma di questo periodo particolare organizzavate immagino anche delle feste di carnevale, Lorena? Sì, parecchie. Sì, sì. E poi noi abbiamo sempre partecipato anche al carnevale, proprio abbiamo fatto una mascherata come club nostra. Non solo donna andavate sì, mascherati. Sì, sì. Quindi c'è proprio questo spirito di gioco, di aggregazione. Ma facevamo proprio la mascherata noi, nostra. Adesso invece, queste ultime volte, siamo stati insieme ai carristi, okay, perché c'era un tema, quindi... Avete partecipato unitamente a loro. Abbiamo unito nel frattempo anche i 4 cucchiai di latte per farli amalgamare all'interno di questo impasto che deve risultare morbido e poi deve stare in posa, questo no. Questo no, va subito lavorato, quindi possiamo procedere una volta impastato alla realizzazione di queste pesche. E quindi le pesche dolci le fate anche per il club Non Solo Donna, tra sì, gli altri sì, dolci. Sì. È un dolce che piace. È un dolce che piace. Piace a molti, sì. Bene, benissimo. Anche ai bambini, perché col cioccolato dentro. Sicuramente. Poi per i bambini, come dicevi tu, possiamo utilizzare la variante sì, esatto, con il succo di arancio, sì, magari, sì, al posto sì, del kermes. Con questi 400 grammi di farina, Lorena, quante pesche possiamo realizzare? Per quante persone, più che altro? Ah, per 7-8 persone. Perfetto. Dipende quanto sono golose e quanto sì, mangiano. Sì, è vero. Nel frattempo Donatella ha preparato il nostro panetto, la pasta è pronta per realizzare le nostre pesche. Adesso che cosa succede? Prendiamo una teglia d'alluminio e realizziamo delle piccole palline che saranno le nostre pesche che successivamente andranno cotte in forno. Il forno a quanti gradi? 180. Per quanto tempo? 20 minuti. 20 minuti a 180 gradi, quindi realizziamo tante piccole palline cercando di distanziarle l'una dall'altra perché la presenza del lievito insomma le farà un pochino crescere, quindi si rischia che restino un po' attaccate l'un l'altra e così fino alla fine insomma del nostro impasto. Lorena, c'è un episodio che ti viene in mente particolarmente divertente, un aneddoto, insomma, qualcosa che è accaduto di divertente? Oddio, nel vostro adesso club? Ce ne sono diversi, onestamente, ma noi siamo stati bene, insomma, anche allegri al carnevale, ad esempio, sì, sia per fare i vestiti, perché noi abbiamo fatto sempre tutto, okay, tutto. E, è sempre stata una cosa bella, molto allegra. E poi alla fine ci si andavano insieme a mangiare oppure si organizzavano giusto, molte cose. Bene, allora le nostre pesche sono pronte e adesso andiamo ad infornarle. Abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi e adesso andiamo a cuocere le nostre pesche. Per quanto tempo? 20 minuti. Allora andiamo ad infornare e tra 20 minuti le pesche preparate dall'associazione Non Solo Donna saranno pronte. A giudicare dal profumino io credo che ci siamo e che siano pronte le nostre pesche. Andiamo a vedere Donatella, devono avere una leggera doratura, eccole qua. Ed estraiamo subito la nostra teglia perché adesso arriva il bello, dobbiamo farcire le nostre pesche dolci. Le pesche sulla spianatoia perché che cosa succede Donatella? Bisogna farcirle con la cioccolata, con la nostra crema spalmabile alle nocciole o con la marmellata a proprio piacimento, quindi poi al centro passate nell'archemes. Allora al centro mettiamo la crema spalmabile, poi ne uniamo due insieme, poi vengono passate nell'alchermes e successivamente nello zucchero semolato. In questo modo, come sta facendo Donatella. Sono stati preparati anche dei pirottini per i dolci, ma che belli. Mi rendo utile perché qua non si può solo assaggiare, bisogna darsi anche da fare. Allora, con 400 grammi di farina abbiamo realizzato le pesche per 8 persone circa, eccole qua. Allora guardate, le abbiamo cotte, ne prendiamo due estremità, mettiamo la crema nell'una e nell'altra parte, le uniamo insieme e poi al kermes e zucchero, come sta facendo Donatella.
arrivato il momento di impiattare decorando nel modo migliore, vero Donatella? Allora, che cosa facciamo? Abbiamo preso delle foglioline e come le decoriamo? Nella peschina. Ecco qua, così sembrano proprio delle pesche. Delle pesche. Vere e proprie, guardate che carine. Poi le posizioniamo naturalmente nella nostra pirofila di portata. Mi piace molto anche proprio l'allestimento, avete curato tutto nei minimi particolari, eh? Sono molto attente le signore dell'associazione Non Solo Donna, perché devono essere buone da gustare, dolci da gustare, ma anche belle da vedere. Come si dice in cucina, anche in cucina l'occhio vuole la sua parte, no? Come si dice anche a carnevale, giusto? Carnevale, sì, lo slogan del nostro carnevale, bello da vedere e dolce da gustare. Dolce come queste pesche dolci di carnevale, fatte rigorosamente al forno. Noi le abbiamo farcite con crema alla nocciola e abbiamo ultimato la preparazione di questi dolci squisiti ed invitanti. Ecco qua. Io voglio ringraziare l'associazione Non Solo Donna, ringrazio Lorena e Donatella e naturalmente ringrazio i nostri cameraman Filippo Pucci, Thomas Cursini, i miei angeli custodi che mi hanno seguito in questa bella avventura. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito da casa, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.